Bentrovati a voi tutti, eccoci di nuovo assieme per il consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio Mauro De Carli, che è il segretario generale della CGIL di Belluno, che saluto e ringrazio. Saluto anch'io Grazie De e Carli per il grazie. tempo che ci dedica per tornare sui temi salienti che riguardano la vita delle persone, dei lavoratori, ma poi tutti i temi comunque che in qualche modo riguardano un po' la società, ecco, la nostra collettività. Partiamo da un appuntamento importante che c'è stato di recente, l'assemblea dei delegati e delle delegate che è stata aperta al pubblico, quindi la Sì. popolazione ha potuto prendervi parte. Un'attività si è svolta appunto di recente che ha messo in luce già alcune questioni per voi principali. Sì, è una modalità innovativa, ha ragione, da questo punto di vista non è quindi una riunione a porte chiuse al nostro interno con cui discutiamo i temi ovviamente classici della nostra iniziativa, ma è una volontà di aprire un dibattito più ampio nella società e quindi di poterci ovviamente aprire al Che è pubblico. stata fatta proprio lì, Sì, alla sede la principale piazza di che il Belluno. comune ci ha messo a disposizione. C'è una difficoltà a trovare uno spazio adeguato, spazio più consono e anche dal punto di vista così nostro sentimentale ci è piaciuto moltissimo farla proprio davanti alla Sala Bianchi nel Esatto. nostro condominio, ma insomma è una piazzetta anche dal punto di vista della dimensione e della sonorità che è andata assolutamente bene. Ci abbiamo messo anche uno spettacolo, il tema era la precarietà, quindi dentro i nostri temi è stata aperta alla discussione e al dibattito anche delle associazioni. I temi sono i temi con cui apriamo una discussione nel paese, non solo a Belluno, più in generale, tanto che il 18 a Roma viene replicata in maniera più generale, insomma, quindi aperta complessivamente a livello nazionale. E i temi partono dal tema attuale per noi incredibilmente forte, che è quello della pace, la necessità di andare verso la chiusura del conflitto in Ucraina per tanti motivi, ovviamente il primo è quello umanitario, in secondo anche per i riflessi che il conflitto ha su tutto il mondo, l'economia e sulle condizioni di vita di tantissimi, non solo in Italia, pensiamo anche ai paesi più poveri, insomma. Il tema del grano, sono Certo. argomenti che vanno tenuti in considerazione, vanno comunque portati all'attenzione dell'opinione pubblica e anche soprattutto dei governi perché agiscano verso una soluzione pacifica di questo conflitto in termini molto molto veloci e i temi poi generali interni al paese, interni alla provincia di Belluno, che sono i temi della oramai crescente difficoltà salariale. È diventata qualcosa di molto molto sentito e devastante, in alcuni casi assolutamente devastante. C'è uno slogan che abbiamo lanciato che dice che mentre una volta a fine mese si risparmiava un pezzettino di salario, adesso quando abbiamo finito il salario avanziamo ancora un pezzettino di mese. Purtroppo è realistico in tante famiglie, quindi è un tema in cui il governo dovrebbe iniziare a ascoltarsi in maniera più forte. E gli altri temi è il modello di sviluppo che esce dal PNR, che dovrebbe uscire dal PNR, che dovrebbe uscire nel post pandemia, che invece vediamo prendere una serie di derive assolutamente non ottimali. Vedete dei rallentamenti anche da questo punto di vista, dei ritardi che in qualche modo magari vi preoccupano? Ma c'è un rallentamento nell'applicazione, a mio giudizio, del PNR, non c'è una chiarezza su quali saranno le linee in cui si possono ottenere dei risultati. La dico così, finora noi abbiamo anche siglato a livello provinciale un protocollo con la provincia di Belluno, intendendo con essa andare ad operare per tutto il territorio provinciale, anche per i singoli comuni, quindi vediamo come organizzarsi dopo aver sottoscritto questo protocollo. Ma dentro quel protocollo noi vorremmo capire quanta occupazione si può generare da una serie di interventi, quali saranno effettivamente gli interventi che producono un cambiamento della nostra economia, del nostro modo di vivere, della nostra società in tutti i suoi termini, insomma, per l'introduzione di quella che noi giudichiamo da sempre, ma mai come in questo periodo è elemento forte, che è la questione di riprendere elementi di giustizia sociale. Oggi tutti ci dicono
tutto ci dice che mancano elementi di giustizia sociale. Se vediamo crescere la povertà, dato di ieri 5,6 milioni di cittadini italiani, di cui 1,5 milioni di minorenni sono sotto la soglia in maniera totale, quindi figuriamoci quelli che sono sul rischio di soglia. E la questione del fisco non è stata trattata bene nella manovra finanziaria dello scorso anno, e quindi su quello vogliamo assolutamente ritornare, perché c'è una iniqua distribuzione del sistema fiscale che penalizza e continua a penalizzare, specialmente quando si affronta la questione del caro vita come in questi giorni. Penalizza soprattutto i ceti più deboli, in particolare i lavoratori pensionati, ovviamente, certo, sotto un certo reddito. Fragili. E l'ultimo tema che mettiamo in campo è che si sperava di una ripresa dell'economia, si sperava, è un eufemismo perché poi io le cose non è che le spero, le devo indirizzare, ecco, quindi non c'è stato un indirizzo per un mondo del lavoro che eliminasse o abbassasse, perlomeno abbassasse, il livello di precarietà, che invece è oramai fuori di ogni termine. Quindi quello continua ad essere il nodo cruciale, e anche di figure e professionalità che comunque sono mancanti, o professionalità che invece non riescono ad essere reimpiegate, quindi anche la questione del tavolo per le politiche attive, di cui ovviamente voi fate parte. C'è una doppia visione su questo, io credo, perché aggiungerei alla sua domanda, a questo elemento, anche la questione che oggi è un po' riconosciuta da tutti, la questione delle dimissioni volontarie, cioè il fatto che i lavoratori decidano di abbandonare o di mettersi appunto ad un posto di lavoro per svariati motivi di andare in un'altra parte. Quali sono le due dinamiche da quello che abbiamo colto, e credo che tutti gli osservatori lo stiano cogliendo anche a un livello più ampio? C'è uno studio interessantissimo fatto in America, negli USA, su questo fenomeno, e quindi lo stiamo seguendo quel tipo di situazione. Sì, ci sono professionalità medio-alte che passano da un posto di lavoro a un altro posto di lavoro alla ricerca di maggiore aspettativa di qualificazione professionale, anche o soprattutto maggiore aspettativa di salario, ma ci sono anche tanti lavoratori e lavoratrici che decidono di attendere un po', oppure di chiudere esperienze lavorative minori, magari su un livello medio-basso, perché lì dentro non c'è salario, non c'è qualità di vita, non c'è qualità di lavoro, non c'è comunque aspettativa di una crescita complessiva. Quindi c'è anche una fase di abbandono, questo è l'elemento di contatto con quello che sta la avvenendo. La lettura, ecco, che voi vedete, diciamo, come cosa. E c'è comunque questo problema, appunto, anche di disaffezione, forse, mi viene da dire. La pandemia in questo voi pensate possa avere in qualche modo influito? Sì, sicuramente sì. Anche qua svariate letture, per carità. Però ribadisco, credo che ci sia tanta disillusione anche nel mondo del lavoro, quindi non si deve criminalizzare il lavoratore che si dimette o che cerca altre aspettative, perché quello che oggi vediamo sono elementi, come dire, di offerta del lavoro che sono svilenti, in tanti casi svilenti. Cito un altro dato abbastanza oramai risaputo, su cui nessuno dice niente: il fatto che si continui a assumere con orari ridotti, involontariamente. Non è, mi perdoni l'esempio, la lavoratrice madre che chiede di avere un part-time per seguire meglio i propri figli, che è l'esempio tipico dell'utilizzo del part-time. No, siamo oramai assolutamente al contrario. C'è un'offerta di lavoro part-time rivolto a chi che sia, che dice o così, poco lavoro, poco salario e soprattutto flessibile, cioè ti utilizzo quando voglio e quando mi servi complessivamente. Allora, la risposta naturale che viene dal mondo dei lavoratori, in qualche caso, in tanti casi ormai crescenti, è quella: piuttosto che così, aspetto un po', attendo altre occasioni, verifico se ci sono altre aspettative.
Questo è un elemento di vera difficoltà, non solo per i lavoratori, ma anche e soprattutto per il mondo dell'impresa. Certo. Ritornando sul tema del caro vita e di questi costi comunque anche legati alle materie prime che molte volte non si trovano, ci sono state anche delle aziende del territorio che magari hanno in qualche modo rimodulato gli orari della loro attività, l'attività produttiva, proprio per far fronte a questa questione? Se per rimodulare gli orari si è utilizzato magari il pacchetto delle ferie o dei permessi che naturalmente magari i lavoratori avevano accantonato negli ultimi periodi, la risposta è sì, ci sono imprese di tenuta internazionale che a momenti particolari hanno dovuto sospendere le produzioni o perché i magazzini non riuscivano più a andare verso i mercati, non solo i mercati chiusi, fra virgolette, certo, del conflitto, ma anche mercati aperti perché per un qualunque motivo, come dire, non c'è uno sfogo al mercato immediato, nonostante gli ordini, oppure aziende che hanno dovuto rallentare per la carenza di materia prima. In particolare uno degli effetti che è noto è per esempio la chiusura a causa dei lockdown cinesi. I cinesi affrontano il Covid in una maniera uguale a come l'hanno affrontato dal primo giorno. Quando c'è un contagio, una situazione di contagio, bloccano un'intera città, e quell'intera città magari è la fornitrice di qualcuna delle nostre aziende di una serie di materie prime, in particolare il microchip è abbastanza conosciuto, e questo rallenta le produzioni da qualche parte, anche in provincia di Belluno. Su questo si inserisce anche tutta la questione poi dell'assistenza a queste realtà, le realtà della montagna. Parlavamo prima anche della conciliazione dei tempi vita-lavoro, sui temi per esempio del welfare, anche all'interno del fondo welfare Dolomiti come CGL, insomma, siete parte attiva proprio per cercare di agevolare anche questa questione. Sì, allora direi due direzioni in questo campo, cioè l'utilizzo del fondo welfare Dolomiti come elemento per una serie di servizi che possano dare sollievo alla gente, in particolare dico sempre popolazioni giovani, famiglie e popolazione un po' più anziana che cresce naturalmente. Che c'è. Che cresce, esattamente, sì. Come elemento di lotta allo spopolamento. Ecco. Secondo elemento, per la lotta allo spopolamento io credo sia anche normale e giusto andare a gestire elementi di qualità del lavoro, e dentro questo c'è la questione non solo del lavoro come lavoro buono, ma anche gestione dei tempi di vita, in particolare come sempre delle famiglie, insomma, per gestire tempi di vita e tempi di lavoro in maniera di poter, come dire, accudire ai propri compiti genitoriali e allo stesso tempo anche trovare una soddisfazione e mantenere i ritmi produttivi dentro le aziende. C'è un percorso che mi è particolarmente caro, il Family Audit, percorso che ha già promosso una certificazione per 8 entità in provincia di Belluno, quasi tutti nel settore pubblico, e qualcuna ovviamente anche nel settore privato, anche una cooperativa. Sono elementi di discussione che vanno aumentati. Noi speriamo che si possa effettivamente andare a un maggior confronto con le aziende, con il sistema generale, per poter, come dire, governare bisogni della popolazione, bisogni dell'azienda, per poter crescere politiche, diciamo, di gestione migliore dei tempi di vita, tempi di lavoro. Su questo si inserisce, De Carli, anche per esempio il grande tema dello smart working. Voi avete siglato di recente, facendo esempio proprio concreto di una realtà industriale, un accordo di secondo livello, per esempio alla Clivet, dove è stato introdotto lo smart working a tempo indeterminato. Quindi vediamo comunque un cambiamento, diciamo così, anche proprio nel modus di operare, diciamo, questa formula che viene concessa così come surplus ulteriore, diciamo, per facilitare. Sì. Quindi sorrido un po' perché sul smart working io continuo a utilizzare il termine, c'è sempre una doppia visione. Durante la pandemia lo smart working è stato utilizzato ovviamente per allontanare le persone dagli elementi di contagio e potergli permettere di garantire il lavoro, di mandare avanti le attività produttive o intellettuali, insomma, di concetto delle aziende.
trovare questo strumento anche come elemento per una migliore gestione di tempi di vita e tempi di lavoro, permettere, come dire, alle persone di stare a casa e nello stesso tempo continuare a lavorare, è assolutamente una cosa indispensabile proprio da qua in avanti. Allora, l'elemento su cui sorrido è questo, che dobbiamo trovare dentro gli accordi quella che si può chiamare la la necessità dello stacco, ecco, la dico in termini più pratici, perché altrimenti si rischia che spesso lo smart working, cioè l'utilizzo a casa degli strumenti lavorativi, non ti faccia effettivamente mai staccare al lavoro, e nello stesso tempo devi comunque accudire la famiglia, gestire le tue cose private. Quindi questo è uno degli elementi che dobbiamo introdurre nei contratti, negli accordi anche di secondo livello, ma c'è anche una normativa più ampia che riguarda i settori pubblici, certo, in cui effettivamente ci sia la gestione del proprio lavoro, ma allo stesso tempo, pur essendo a casa, ci sia anche la divisione tra il lavoro e la famiglia. Certo, quindi tutti elementi comunque per cercare di mettere in atto le condizioni migliori per poi quella che è la resa del lavoratore, che possa svolgere la sua attività serenamente. De Carli, il nostro tempo è finito, io la ringrazio comunque per essere stato con noi e ovviamente le auguro buon lavoro. Grazie dell'invito, grazie mille. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.